volevo portare l'attenzione su un fenomeno che capita, si registra di solito alla ripresa vegetativa, che a volte preoccupa, in certi casi fino a un certo punto giustificato, in certi casi preoccupazione del tutto ingiustificata, perché è una cosa, è un fenomeno fisiologico normalissimo. Ecco qua, in questo caso un ginepro, un bello folto, qua è già stato un pochino sforbiciato, altrimenti sarebbe un po' più folto, però vediamo il fenomeno che volevo mostrarvi. Questo giallume interno, vedete? La parte gialla molto diffusa. Allora, che cos'è questo giallo diffuso? Nulla, è un fenomeno naturale che, nella quale la pianta va a mobilizzare gli zuccheri. Zuccheri che sfrutta, avevamo visto in quel video che parlava del glucosio, che sfrutta come energia per poi dare sviluppo alle parti sane, agli apici e quant'altro. Un periodo in cui la pianta deve lavorare molto, per cui mobilizza, usa la vegetazione, diciamo non più performante, infatti succede nella vegetazione nascosta, in ombra, nei rami bassi, nei rami, nella vegetazione vecchia, ecco, mobilizza gli zuccheri per avere poi la forza di spingere sugli apici, quindi una cosa del tutto naturale. Succede molto spesso, ecco, quello che diventa un po' innaturale quando succede sulle piante dove il fenomeno è veramente tanto tanto forte, lì significa che forse la coltivazione della stagione vegetativa precedente non è stata ottimale, quindi la pianta cerca di sfruttare le proprie risorse naturali il più possibile. Però comunque, se lo fa, è per avere poi una ripresa vegetativa. Abbiamo visto anche in determinate mostre, quando portiamo le piante magari in un ambiente coperto, che vediamo una qualche fogliolina cadere, no? Perché magari l'ambiente è più favorevole alla ricacciata, e quindi vediamo queste piante che accelerano questo meccanismo. Non preoccupiamoci. Quindi un fenomeno naturale, possiamo cercare di contenerlo o dare un aiuto alla pianta, come con somministrando un buon apporto di calcio e magnesio, magari nel periodo di fine estate o alla ripresa poi vegetativa. E tenete anche presente che esistono dei prodotti rivitalizzanti che appunto lavorano su questo principio e vanno a mobilizzare gli zuccheri, il glucosio, appunto per dare più vigoria alla ripresa vegetativa. Quindi noi non preoccupiamoci, perché noi, come nel bonsai, usiamo anche la vegetazione vecchia per creare la forma, quindi magari può essere un problema estetico, però a livello fisiologico non c'è da allarmarsi più di tanto, anzi non c'è da allarmarsi.